Ok, ho un po' molto sole negli occhi, ma ci sono finalmente delle giornate di primavera. E oggi andiamo a parlare degli stadi, dei quattro stadi evolutivi di un'imprenditrice mistica, ovvero di chiunque, imprenditore, imprenditrice, freelance, eccetera, abbia l'idea di creare impatto, di lasciare impatto in cui nel proprio business unisce anche la parte spirituale e energetica. Per cui andiamo subito a vedere di cosa si tratta, perché dato l'ultimo video che avete visto, quello dedicato invece ai tre stadi evolutivi dei segni zodiacali, mi ha fatto pensare e dire: no, ma aspetta, anche in ambito professionale ci sono degli stadi che nel corso degli anni ho superato e che sto vivendo e che poi so che vivrò. Quindi ho detto: aspetta, andiamo a parlare anche dei quattro stadi evolutivi di un imprenditore e di un'imprenditrice mistica, che passiamo dallo stadio iniziale di sacerdotessa fino ad arrivare a quello di Dea. E qui ve ne voglio parlare perché è qualcosa secondo me di magico e anche qua, come volta scorsa, ci sarà una masterclass dedicata in cui vado ad approfondire molto più nello specifico come fare a superare ogni stadio, a notare queste cose perché sono quelle che ci permettono di guidarci nel nostro viaggio imprenditoriale, in tutto quello che stiamo creando, che è qualcosa di estremamente magico, ma di cui si parla poco e invece noi lo andiamo a fare. Quindi oggi vi parlo un attimino, vi do una linea guida di quali sono i quattro stadi e vi do alcune indicazioni, ma poi qua sotto in descrizione, mi raccomando, vi lascio il link per potervi iscrivere a questa masterclass fenomenale, qualcosa di unico, qualcosa che non ho mai visto né qua in Italia né all'estero. Quindi andiamo a parlare di questo che è molto molto per me, è tipo qualcosa di scoppiettante, di troppo bello. Quindi andiamo a vedere dove voi siete nel vostro percorso, se vi ritrovate o non vi ritrovate. Ok, andiamo a trovare i miei appunti, che voi non lo sapete, ma io ho il telefono in una posizione estremamente delicata sopra il laptop che è aperto, sopra attaccato alla finestra c'è il telefono, ma è proprio appoggiato, quindi non so quanto rimarrà, ma incrocio le dita. E vado a vedere quello che mi sono segnata da dirvi perché abbiamo proprio questi quattro stadi. Il primo stadio, quello da cui tutti iniziamo quando abbiamo un business mistico, che si tratta di un business in cui parla o di tematiche magiche, mistiche, quindi come astrologia, cristalli, evoluzione personale, evoluzione spirituale, tutto questo ambito, tarocchi, qualsiasi cosa che parli di introspezione, di crescita anche spirituale, oppure è un tipo di business in cui dentro c'è anche bene integrata la parte spirituale, la parte energetica, non è solo devo fare tutte queste cose, finito lì. Quindi, se rientra in uno di questi, tutti siamo partiti dalla fase di sacerdotessa. E la fase di sacerdotessa, prendiamo l'idea di sacerdotessa, chi è? La sacerdotessa è qualcuna che si mette a disposizione del proprio, di ciò in cui crede, no? Del suo mondo, di tutto questo valore. La sacerdotessa ha un fine più grande, assolutamente, ma si dedica al 100% a ciò che la persona che chiede aiuto richiede. Quindi si dona tantissimo e tante volte questo donarsi tantissimo la prosciuga di energie e avrà questo fare un po' da salvare. Io devo salvare gli altri, io devo salvare il mio cliente. Nella fase di sacerdotessa questa parte c'è moltissimo ed è una delle trappole che dobbiamo invece imparare a superare. Qui la distanza che fra cliente e sacerdotessa, quindi fra imprenditore, è molto corta. Iniziamo che magari stiamo provando le cose, quindi ti spiego, sono l'amica della porta accanto che ti spiega queste cose, sono tipo una sorella maggiore o anche sono una coach in divenire, quindi sto studiando per diventare coach e nel mentre metto in pratica, ma non mi sento ancora di portare una certa distanza fra me e te, una sana distanza, intendo, no? Quindi c'è molto questa vicinanza, il fatto che qualunque cosa tu mi chieda, io mi sento in dovere di doverti aiutare, di darti un consiglio, di guidarti dicendoti ABCD cosa devi fare. Quindi c'è un po' questa trappola iniziale nel ruolo della sacerdotessa, ma abbiamo altri punti che ci definiscono un po' questa fase, no? La prima fase. E l'altro è quello che magari abbiamo lasciato un lavoro da dipendenti, magari ci siamo licenziati, magari abbiamo un altro lavoro part-time e
che abbiamo deciso di lasciare perché pensavamo di lavorare di meno, di lavorare con i nostri tempi, con la nostra autonomia, di gestirci bene e meglio il tutto, e poi alla fine ci ritroviamo a lavorare praticamente H24 nei weekend, un sacco di tempo, a dedicarci 100% a questa cosa, no? E diciamo, ma come? Io pensavo di meno. E invece questa è un'altra di quelle trappole. All'inizio è normale passare di qua. Poi però si evolve, poi però iniziamo a vedere come bisogna che le cose cambino, perché se no andiamo in burnout, se no non ce la facciamo, se no non riusciamo neanche a dare il meglio di noi, non siamo qua per lavorare di più, perché come ben sappiamo le ore al giorno sono 24, le nostre energie sono limitate, bisogna che lavoriamo in una maniera più intelligente. Quindi si va e si arriva a una fase diversa. Ovviamente dentro la fase della sacerdotessa ci sono tantissimi altri punti, perché se voi vedeste, no, vedeste, ok, oggi non ho questa parola, comunque, se voi foste qua al mio posto a vedere quello che ho scritto su Notion, ci sono un sacco di punti di cui vi voglio parlare per benino, proprio quando siamo dentro la masterclass, perché posso avere un attimino più di spazio e anche di rispondere alle vostre domande. E passiamo alla fase numero 2, quindi dalla sacerdotessa passiamo alla fase della regina. E qui, dato che stavamo parlando del tempo lavorativo, la persona di base non lavora più H24, ma si è data dei limiti. Quindi magari riprende a lavorare quelle 6-8 ore al giorno, ma si tiene i weekend liberi, oppure decide di tenersi altre giornate, non lo so, lunedì e martedì libero, perché ama lavorare nei weekend e lavora nel weekend. Quindi però si è data un bel planning temporale bello netto, bello chiaro e si è autodisciplinata, no? Qui altro punto che mi sono segnata è quello che la distanza fra cliente e imprenditrice, come vi dicevo, si allunga. Se prima era molto corta, inizia un attimino a porre dei confini, a non dire tutto, a anche lì centellinare per bene cosa dire e cosa non dire, perché non siamo obbligati a dire tutto, soprattutto non siamo tenuti a dover dare tutto gratuitamente. Questa cosa non esiste proprio perché è il nostro lavoro è portare una trasformazione ed è sempre uno scambio di energia fra il dare e il ricevere. E quindi anche questo deve essere in equilibrio. Se noi diamo, diamo solo e non riceviamo mai, ci sentiremo estremamente anche lì prosciugati, ci sentiremo frustrati. Non è il nostro, ma non è colpa dell'esterno, del cliente, altrui, è colpa nostra. Dobbiamo noi imparare a mettere belli e chiari i nostri confini. In questo stadio della regina è anche lo stadio in cui si fatica a scalare, perché tendiamo proprio a lavorare molto sul tempo. Io mi baso il mio orario, i miei prezzi, il mio prezziario è in base al tempo. Posso prendere tot persone in base al tempo. E qui ci saranno tanti punti su cui possiamo andare a interrogarci su come fare a scalare questa cosa. Ed è anche la fase in cui, come dire, fatturiamo all'incirca 1.500-3.000 euro al mese. Siamo più o meno qui, però li stiamo, come dire, fatturando con molta fatica, con tanto lavoro, con tanta energia, con tanto disperdio appunto di energie da parte nostra. Non lo facciamo in maniera serena, in maniera rilassata, lo facciamo lavorando un sacco. E anche qui non è il metodo ideale, ma questo ci arriveremo nella fase successiva, che è quella dell'imperatrice. In questa fase solitamente si ha una struttura bella più solida ed entrate mensili costanti di almeno come base 2.000 euro. E in questa fase, anche quando poniamo e doniamo trasformazioni solide e durature ai nostri clienti, perché abbiamo bene impostato, abbiamo capito il nostro valore e stiamo donando con il giusto prezzo, con il giusto equilibrio, e quindi ciò che ritorna sia a noi che al nostro cliente è equilibrato. E la distanza anche fra cliente e imprenditrice in questa fase qui è molto più alta, perché lei ha uno scudo di protezione energetica sempre in uso, sempre più forte, sia quando è davanti, quindi quando è online, che quando è offline. Quindi anche nella sua vita personale sta costruendo tutto questo. Si sente confident, si fa guidare da una mentor o più di una, perché sa che chiedere consiglio a chi è già nella fase successiva, che sarà la fase della dea, ha molto più senso che chiederlo magari a
persone che sono nella sua stessa fase, anche se qui comunque ancora ha molto senso, o persone che sono più indietro e non hanno fatto questo tipo di crescita, non sono già allo stadio successivo, no? Non ha troppo senso. E qua conosce il potenziale in questa fase della imperatrice, conosce benissimo il potenziale dei momenti di buio, quei momenti di vuoto in cui sembra che non succeda niente, eccetera, ma in realtà è un vuoto creativo, un vuoto fertile, molto forte. E qua in questa fase di solito l'imprenditrice fattura dei 5.000, 8.000, 10.000 euro al mese. L'ultima fase, per me un pochino quella più emblematica, quella finale della nostra scalata, è quella della Dea. In questa fase l'imprenditrice si diverte un botto, non che prima non si divertisse, ma adesso proprio è l'emblema del divertimento perché il business lavora per lei e non viceversa. Questo è il punto più importante. In più incarna tutto quello che ha imparato e porta così ispirazione all'esterno, lo fa vedere. Lei è essere. In questo stadio poi la distanza cliente-imprenditrice è molto 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 alta, ma allo stesso tempo lei c'è, è presente, ti ascolta, ti fa sentire accolto, ti fa sentire, ti guida lo stesso. Qui è la fase anche quando si inizia a delegare, a gestire un team, si vende praticamente quotidianamente senza anche fare niente, ci sono entrate passive, ci sono tante cose, lascia tantissimo libertà al cliente e autonomia per la propria trasformazione, ci sono tante cose, soprattutto lavora poche ore al giorno rispetto alle fasi precedenti, che sembra controintuitivo, sembra un controsenso, ma invece in questo modo lei guadagna dai 15.000 ai 20.000 euro al mese, fino anche a di più. Da qui si può solo che salire, no? In questa fase, quando si incorpora, si incamera, si interpreta, si ha proprio integrato la Dea, perché c'è quella parte del divino in noi che l'abbiamo fatta nostra, non abbiamo assolutamente paura a mostrarla. Adesso dimmi, in quale fase tu senti di essere? Scrivimelo qua sotto nei commenti e ti invito e ti aspetto nella masterclass e tutte queste tematiche hanno risuonato con te e ti interessa sapere più nello specifico ogni fase, che cos'ha, quali punti fondamentali ha e come superare i problemi, le trappole che ogni fase riserva, come fare ad andare a scalare. È la base proprio per capire che come posso costruire un business mistico di successo, di impatto, che cresca con me col tempo, perché io sto evolvendo, no? Quindi io vi aspetto qua sotto in descrizione e qua c'è spiegato comunque sotto in descrizione tutto. Quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere qua sotto in che stadio siete.